Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi vi propongo una morning routine. Ho registrato questo video la settimana in cui ero in ferie, quindi ho preso la mattinata con molta molta calma. Mi sono svegliata con molta calma, come vedete Ste non c'è perché lui era già a lavoro. La prima cosa che ho fatto è proprio mandare il buongiorno a lui. E poi ho coccolato un po' Gioia perché era nel letto con me, mentre invece Mocha era già andata in cucina. Ho guardato poi se c'erano nuove mail a cui dovevo rispondere durante la giornata e anche i social. Poi mi sono alzata e ovviamente sono andata in bagno, però prima ho fatto arieggiare la stanza e ho piegato il piumone, così anche le lenzuola prendono aria pulita. Ovviamente non può assolutamente mancare la doppia calza. Mi piace camminare scalza, ma in inverno ho freddo ai piedi, quindi metto sempre la doppia calza, una di cotone e una leggermente più pesante che metto sopra, e sono pronta per andare in cucina. Qui vi mostro le piccole, Mocha e Gioia, che stanno facendo nuovamente la nanna. Sono passate dalla camera da letto praticamente alla cucina e hanno continuato a dormire. Io ho iniziato, prima volevo prepararmi la colazione, poi però ho deciso di riordinare la cucina. C'erano due o tre cosine in giro che la sera non avevo sistemato, come ad esempio la bottiglia d'acqua vuota che ho dovuto buttare, e poi sistemare tutte le cose, le pentole specialmente, che avevo lavato la sera prima. Un'altra cosa che devo fare quasi tutte le mattine, in realtà non lo faccio tutte le mattine, lo faccio una volta ogni due giorni, poi dipende se la stufa è accesa, cioè va tante ore durante la giornata, da mattina a sera, allora il giorno dopo aspiro tutta la cenere. Se invece l'accendiamo soltanto nel tardo pomeriggio fino alla sera, allora il giorno dopo non c'è la necessità di aspirare la cenere, lo faccio nei giorni successivi. Stavolta c'era decisamente bisogno di farlo, quindi prima ho aspirato per bene tutta la cenere. Notate quanto mi sporco le mani ogni volta, cioè ditemi se sono l'unica, ma mi sporco sempre tantissimo. E poi con il Vetril ho pulito il vetro, stufa pulita, e quindi si può accendere. Prima però sono andata a caricare il serbatoio con il pellet perché era quasi finito. Usiamo circa un sacco al giorno, poi dipende se siamo a casa oppure no, e finalmente la stufa si è accesa, scalda nel giro di pochissimo l'ambiente della cucina e della sala, e poi mi piace molto l'atmosfera che dà. È sicuramente la cosa che più preferisco dell'inverno, il camino, la stufa accesa. Poi alzo anche la tenda della finestra e finalmente preparo la colazione. Stamattina ho deciso di mangiare di fare una colazione un po' più sfiziosa. Sapete che da qualche settimana ho deciso di mettermi un pochettino in riga, quindi mangiare meglio e più salutare. Però questa mattina, a differenza delle altre, ho voluto sgarrare un attimino, se così possiamo dire, perché comunque
ho scelto di bere un po' di succo, un bicchiere di succo senza zuccheri, e di mangiare due waffle alla vaniglia, anche questi senza zuccheri. Questi li ho presi su internet e poi li ho abbinati a delle fragole fresche, che tra l'altro erano buonissime, e a questa crema alla nocciola, che è molto più leggera rispetto alla Nutella. Quindi faccio sì un piccolo sgarro, ma facendo comunque attenzione alle calorie e agli zuccheri. Preparo quindi il mio succo di frutta, perché non può mai mancare, anche se in realtà in queste ultime settimane lo sto bevendo molto 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 meno. Però questa mattina ho deciso lo stesso di bere un bicchiere, mentre i waffle li ho scaldati 30 secondi in microonde. Avevo già messo sopra la crema di nocciole, così si è sciolta ancora meglio. Come notate, l'ho messa soltanto su un waffle, perché l'altro, tra l'altro, mi si è rotto in mille pezzi, non so perché. Poi finalmente mi siedo sull'isola a fare la colazione con molta molta calma. Finita la colazione, arriva il momento ovviamente della pappa anche per le piccole. Stiamo insegnando a Mocha, come potete vedere, a stare seduta, e devo dire che in questi giorni ha imparato, perché quando le diciamo seduta ormai si siede. Questo succede soltanto quando le diamo il biscottino, però sta imparando molto molto bene. Fatto tutto questo, vado in bagno e vado come prima cosa a lavarmi il viso con un detergente a base di latte, che vado ad applicare su tutto il viso, e poi risciacquo con acqua tiepida. Ne avevo preso davvero tanto, infatti ha fatto un sacco di schiume, ci ho messo un'eternità a rimuovere tutto. Poi sono passata al peeling, anche questo a base di latte. Sono tutti prodotti quelli che ho utilizzato questa mattina di Pixi, una loro novità che mi è arrivata proprio nelle ultime settimane. Questo è un peeling che mi piace molto, perché va sì a fare un leggero scrub al viso, però in modo molto delicato. L'ho applicato su tutto il viso con movimenti circolari e poi risciacquato con acqua tiepida, e poi sono passata alla crema idratante. Fatto questo, arriva il momento make up, quindi trucco molto molto semplice, veloce in realtà. Un po' di correttore sulle occhiaie, fondotinta con la base illuminante. Ho ritoccato le sopracciglia con il Cabrao di Benefit. Ho messo ovviamente la cipria, sono andata a mettere una matita marrone sugli occhi, mascara, blush, insomma le solite cose, un po' di illuminante. Un trucco comunque molto veloce, in 5 minuti lo faccio, ed è il trucco che praticamente faccio ogni giorno. Dopodiché sono passata i capelli. Prima di lavarli ho applicato un trattamento pre-shampoo sulle lunghezze, poi sono andata a lavarli con shampoo e balsamo, e in questo momento, come vedete, li stavo asciugando. Non faccio mai la piastra, anche perché sono lunghissimi e quindi non voglio rovinarli ulteriormente, anche se è in programma di andare dal parrucchiere e di accorciarli. Poi stavo quasi per uscire, quindi sono andata a togliermi il pigiama e ho scelto cosa indossare quel giorno. Questo è il look che ho deciso di indossare per questa mattina, e nulla, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Se è stato così, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione e a presto, ciao!